Benvenuti su Limitless, l'appuntamento dove il limite è di casa per le auto di tutti i giorni. Protagoniste, ormai lo sapete, le best seller di mercato che proviamo, anzi spremiamo qui sulla pista di quattro ruote a Vairano. Beh, oggi la sfida è particolarmente gustosa. Due SUV, forse li avete già visti, che puntano tanto sul piacere di guida e su un certo appeal estetico. L'Alfa Romeo Tonale 1500 Hybrid da 160 cavalli contro quella che da molti viene identificata con la sua rivale diretta, la Cupra Formentor 1500 Turbo da 150 cavalli. 5 prove per capire come vanno. Lo 0-100 e l'accelerazione sui 400 metri, entrambe con controllo di trazione in off per scaricare a terra tutta la potenza. Curvone in appoggio a raggio costante, qui si testa il livello massimo di aderenza dell'auto. Frenata d'emergenza in autostrada 130 orari, il temutissimo panic stop. In ultimo, frenata d'emergenza da 100 km orari, ma con due ruote su fondo viscido, il marmo, quello bagnato, che riproduce l'aderenza del ghiaccio. A guidare, lo sapete, ci saranno i collaudatori di quattro ruote che come ogni giorno passeggiano a benzina e pistoni. Portare le auto al limite è il loro mestiere. E allora cominciamo con lo 0-100, ormai lo sapete, ma prima un breve ripasso di potenza e pesi. 1500, 4 cilindri linea, turbo, a geometria variabile, una chicca per il segmento, 160 cavalli per la Tonale, che sfrutta la tecnologia ibrida 48 volt, cambio a 7 marce, doppia frizione. E poi la spagnola Caliente, Cupra Formentor con il 1500 TSI turbo benzina da 150 cavalli, che non gode di nessun aiutino elettronico. Termico, liscio e basta. 1623 kg per l'italiana contro i 1469 della più agile Formentor. Modalità più sportiva inserita su tutte e due le auto, le ruote però sgommano pochissimo, ma Tonale e Formentor schizzano in avanti decisi. Giù tutto, sono praticamente appaiate, ma è l'italiana a spuntarla, seppur di un soffio. 8,56 secondi contro gli 8,85 della Cupra. La sfida si accende. Bene, adesso è la volta dello 0400 metri, quello che in America chiamano il quarto di miglio. Buona la partenza per entrambe, anche in questo caso gas a tavoletta dentro le marce. I lunghi pedoli in alluminio della Tonale sono puro piacere da azionare, ma il DSG di Formentor non si fa mai cogliere impreparato. Con i valori di coppia praticamente sovrapponibili, il distacco qui è ancora più sottile. 16 secondi e 34 per l'Alfa, 16 secondi e 45 per la Cupra, appena 11 millesimi. Altro giro, altra corsa. In questo esercizio andremo a valutare la capacità delle auto di opporsi alla forza centrifuga, quella che chiamiamo tutti comunemente tenuta di strada. Entrambe le auto entreranno una alla volta in questa curva a raggio costante in un corridoio di birilli piuttosto stretto, in assetto stabilizzato. Che cosa vuol dire? A velocità sempre uguale, ma tutte le volte superiore, passaggio dopo passaggio, fino al limite di tenuta massima. Ci tengo a precisare che la prova verrà effettuata con le gomme di primo equipaggiamento. Partita accesissima. Parte l'Alfa. Lo sterzo, con una prontezza e una rapidità non comuni al segmento, le permette di inserirsi bene. Il rollio c'è, ma irregolare, con un SP che non si disinserisce, ma che nella modalità più sportiva alza la soglia di intervento. Mantiene la traiettoria prima della perdita di aderenza alla velocità media di 82,80 orari, arrivando ad un massimo di 0,98 g.
parte la spagnola. Trova quasi subito l'assetto ideale e lo mantiene correttamente. Solo un progressivo sottosterzo disturba un po' l'esercizio. Il rollio però è correttamente frenato e lo sterzo ha un giusto carico, ma un feedback discreto. L'ESP in modalità sport lavora bene senza disturbare troppo. E allora vediamo i suoi numeri. Con una velocità media di 83,53 orari, toccando 0,99 G, la Cupra, seppur di poco, fa meglio della rivale. Bene, a questo punto è arrivato il momento di capire come se la cavano entrambe nella frenata d'emergenza su fondo asciutto. 130 orari, siete in autostrada, si forma una coda improvvisa, dovete frenare fortissimo e allora panic stop, pestone sul freno. Impianto frenante, 4 dischi per entrambe. Inizia l'alfa, 130 da strumento GPS, giù col freno. Emerge un certo beccheggio, il pedale è leggermente spugnoso, ma gli spazi di arresto sono quelli corretti, 66,2 metri. Parte la Formentor, 130, anche per lei giù tutto. Frenata costante e regolare, così come l'intervento dell'ABS. Beccheggio non eccessivo, siamo lì, entro i 70 metri, ma con 67,2 misurati dai rilevamenti, arriva un po' più lunga della tonale. E allora, per spremere, per testarle davvero al limite, abbiamo aumentato la difficoltà. Pensate, fondo bagnato, due ruote sull'asfalto, due ruote sul marmo, che simula l'aderenza bassissima del ghiaccio. 100 km orari, panic stop, frenata d'emergenza, perché sì, anche in queste condizioni, che oggettivamente sono estreme, le auto devono risultare sempre facili e gestibili da controllare. E tra l'altro, secondo i nostri standard, la prova va bene se l'auto si ferma entro i 105 metri. Oltre i 115, beh, le cose non vanno proprio bene. L'Alfa è già pronta a partire, 100 orari da GPS e giù col freno. Le servono 104,7 metri per fermare del tutto le ruote. Niente male, ma c'è da segnalare una correzione al volante per mantenere la traiettoria. È la volta della Cupra, 100 orari anche per lei, si lancia sul corridoio bagnato. 108,8 metri, punto alla tonale. Limitless, insomma, le auto di tutti i giorni come non le avete mai viste. Tornando al verdetto, beh, le cose mi sembrano piuttosto chiare. Vince con 4 prove a 1 la tonale, ma la Cupra è rimasta sempre lì, attaccata al suo paraurti. Detto questo, se volete sapere tutto di loro, collegatevi al sito 4 ruote premium oppure in edicola 4 ruote cartaceo. Ma adesso, come sempre, tiro in ballo voi. Quali altre auto vorreste vedere spremute qui sulla pista di 4 ruote? Beh, ditemelo qui sotto nei commenti.